Un uomo è stato investito da un treno ad alta velocità. La vittima dell'incidente è Rolaldo João Lima Martins, 51 anni, originario del Portogallo. Secondo le prime ricostruzioni della polizia ferroviaria, l'uomo avrebbe attraversato i binari vicino alla stazione di Chiari senza accorgersi dell'arrivo del treno ad alta velocità Italo, in servizio sulla tratta Napoli-Bari. Martins lavorava per un'azienda subappaltatrice di Terna, la ditta Rebaioli di Darfo, impegnata in lavori di tesatura dei conduttori su una linea elettrica in costruzione. Terna ha comunicato che l'incidente è avvenuto prima dell'inizio ufficiale dei lavori, quando il blocco dei treni non era ancora in vigore. Le indagini mirano a chiarire la dinamica dell'incidente, ma è possibile che l'operaio sia stato confuso dal buio e dalla nebbia, particolarmente fitta in questi giorni nel Bresciano. L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte, nonostante l'intervento rapido del personale sanitario del 118 con ambulanza e automedica, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Chiari, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e i tecnici dell'ATS, secondo il protocollo per gli incidenti sul lavoro. Il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha commentato l'accaduto, esprimendo vicinanza alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi attraverso una nota stampa.